Buongiorno e buona settimana e buona giornata a tutti, cari amici. Bene, innanzitutto vi tengo a dire, a precisare che il colloquio che ho avuto con Nicola Zecchillo per il Deluxe Show di quest'oggi è stato pre-registrato nella mattinata di ieri, perché in realtà io pensavo che oggi dovevo dare una mano alle gambiente per raccogliere le fave presso il terreno, il giardino della scuola alberghiera di Trani, ma siccome, come si sta leggendo su tanti notiziari di stampa su internet tranesi, che giustamente Legambiente sta adottando una misura di ecologia, quindi muovendosi con le bici per non creare assembramento, il caro professore, che ringrazio, il caro Vincenzo Di Cugno, quindi mi ha detto non ti preoccupare. Quindi io ne ho approfittato per dare una mano al lavoro a mio padre. Bene, ora veniamo all'ascolto del colloquio che, come ho detto prima, ho tenuto nella mattinata di ieri con Nicola Zecchillo. Buon ascolto a tutti. Ciao Nicola, buongiorno. Scusa se non ti ho avvisato prima, ma siccome domani mattina diciamo, sono impegnato con la Legambiente Trani, dove raccoglieremo le fave nel giardino della scuola, della ragioneria o come vogliamo chiamarla, dell'alberghiero. Quindi questa mattina molto velocemente andiamo a fare una registrazione breve, massimo 10 minuti, della puntata di domani del Deluxe Show. Allora, Nicola, cioè, non ho sentito proprio direttamente, ma comunque ho percepito che domani, che scatterà la fase 2 del coronavirus, si dice che in pratica, cioè, come posso dire, è stata fatta una sorta di uscita parentissima, amici no. Dunque, come la vedi questa cosa? Secondo te è giusto che hanno fatto così? Oppure, cioè, secondo te quale differenza ci potrebbe essere tra, cioè, una persona potrebbe contagiarsi più facilmente se con un parente o con un amico, oppure, come posso dire, parliamo di, non dico su niente, però io per quanto mi riguarda dico che per come una persona può contagiarsi con un parente, può contagiarsi anche con un amico. Tu come la pensi? Oh, tu giustamente qualche giorno fa mi dicevi nel programmare la nostra uscita, che poi purtroppo con questo discorso qui che non si potrà uscire con gli amici non potremo vederci più, almeno per ora. Diciamo che, cioè, io come posso dire, ci sono rimasto un po' maluccio perché. Ma non perché magari vedersi con un parente sia più importante rispetto a vedersi con un amico. Però io dico, a questo punto, dicevo, uscite sempre individuali, con anche magari una passeggiata, una piccola marcetta, una piccola corsetta. Però, cioè, a questo punto dire massimo in due, se fossi stato in loro, non l'avrei detto. Tu che cosa dici? Anche perché, cioè, vabbè, sì, è vero.
Cioè, due persone, diciamo, sono due, non sono uno. Però, sì, d'accordo, l'assembramento, quindi se parliamo magari di 3, 4, 5 persone tutti insieme. Comunque, a me lascia molto interrogativo questa cosa qui. Ma non perché io, diciamo, è normale, se voglio posso andare a trovare un parente. Infatti ho una mia zia che abita vicino a casa, in via Bachelet, dove praticamente si trova si sono susseguite le varie gestioni della pizzeria che sta lì vicino, tra cui non quella nuova, la gestione precedente. Noi abbiamo fatto anche la pizza insieme, ti ricordi? Io, due, Giuseppe. Comunque, a parte questo, ora che praticamente siamo più o meno a tre quarti d'ora dalla messa del nostro arcivescovo Leonardo D'Ascenzo al monastero di Colonna, giustamente diceva mio padre, un suo pensiero dice: speriamo che nessuno tenterà di fare il furbo, di accalcarsi e di provare ad entrare nella chiesa. Tu sei dello stesso parere? Ma comunque credo che chiuderanno tutto, cioè sarà limitata la cosa dentro nella chiesa del monastero. Poi lo vedremo. Comunque ricordiamo agli amici, anche se questa pubblicazione la metterò domani, che è celebrazione dell'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo, che è programmata per domenica 3 maggio alle ore 10 in diretta su EasyTV, canale 190, Amica 9, canale 91 e Teleregione, canale 14, giusto? No, quindi comunque, insomma, staremo a vedere nel corso di questi altri giorni, di queste settimane, come proseguirà questa storia, questa epidemia e pandemia del coronavirus. Infatti, proprio mio padre mi ha detto che da domani allo Spallanzani di Roma, all'ospedale, inizieranno proprio questi test per questo studio per il vaccino, che noi ci auguriamo tutti, come penso anche tu e anche i tuoi familiari, che possa uscire magari se non nell'estate, a settembre-ottobre di quest'anno, giusto? Nicola, ci sei? In linea, Nicola? Nicola? Abbiamo perso un attimo Nicola, vediamo di recuperarlo. Niente, abbiamo perso la comunicazione con Nicola. Comunque va bene, abbiamo chiacchierato un po' con lui e niente, quindi penso che anche lui era dello stesso parere. Speriamo allora che queste ricerche del vaccino possano essere efficaci, affinché questo vaccino possa essere già disponibile. Ma no, mi sta richiamando Nicola. Ciao Nicola, abbiamo perso il collegamento. Niente, stavo dicendo che ho detto, penso anche tu e i tuoi familiari, ci auguriamo a tutti che il vaccino possa essere disponibile almeno a settembre-ottobre. Quindi niente, siamo qui, io che sto registrando, siamo quasi intorno ai 10 minuti, insomma. Beh,
esempio, parlando invece di ciò che piace, dico, a tutti in generale, non solo agli italiani, oggi nel menù di casa mia si prevede uno spaghettino con le cozze. Sì, e di secondo pasta sfoglia con acciughe e credo olive oppure un po' di scamorza. Ieri sera come andate? Hai mangiato la pizza in gola? Ah, ok. Comunque, il sabato noi italiani, per noi è un classico la pizza. Però, insomma, certe volte si può anche variare. La focaccia, il panzerotto, il calzone. Comunque, dai, caro Nico, ti ringrazio ancora per questa terza nostra trasmissione. Comunque, come ti ho già detto anche nei nostri contatti privati, che stiamo andando abbastanza bene, mi sa che forse ad uno dei due video abbiamo raggiunto, credo, le 100 visualizzazioni. Quindi io dico, ci facciamo i complimenti a questo punto. Ok, dai Nicola, grazie per il collegamento. Noi ci sentiamo privatamente su Facebook e al telefono più tardi, nel primo pomeriggio. Che dirti? Buona domenica, buon proseguimento di giornata. Ricordiamo a tutti l'importante avere sempre fede e speranza. Tanto prima o poi ritorneremo ad andare in chiesa ad assistere alla messa, che siamo semplici, diciamo, cioè nel senso coloro che assistono o chi magari come te fa il chierichetto ministrante. Ok, Nicola, ciao, ci sentiamo tra un paio di orette. Ciao, ciao. Bene, con Nicola abbiamo recuperato e abbiamo concluso. Ora sigla finale e poi la chiusura. Buon ascolto a tutti della musichetta. Quindi il contributo vocale è terminato. Io quindi vi ringrazio per l'attenzione. Ci tengo a dire che questa diretta qui su Facebook sarà poi disponibile anche su YouTube. Grazie a chi ha guardato questa diretta. Ringrazio per i messaggi Claudia. Vincenzo Avvenente. Grazie a tutti. I miei canali ovviamente li conoscete: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Oggi arriverà anche una piccola perla, oltre alle poesie del mio caro Babbo Johnny. C'è anche una bella poesia mia che non disdegno. Quindi mi raccomando, collegatevi al mio canale YouTube. E ascoltate le poesie. Grazie a tutti. Buon proseguimento di giornata. Buona settimana. Alla prossima. Ciao.